Quest'anno abbiamo introdotto delle novità al nostro festival. La prima, che è stata quella più evidente, è stata l'aggiunta del giorno d'andata. Abbiamo fatto, come sapete, 15 giorni a novembre. Fino all'edizione scorsa si faceva un unico evento di una giornata che chiamavamo Aspettando il Festival. Quest'anno il consiglio dell'associazione ha pensato di fare qualcosa di un po' più corposo e quindi dedicare 15 giorni come anteprima, come girone d'andata del festival. E direi che la cosa ha funzionato bene, la replicheremo sicuramente anche nei prossimi anni. Qualche ristoratore è già stanco di far cazzola e non abbiamo ancora cominciato il girone vero, che è quello che comincerà, come la tradizione, il giorno di Sant'Antonio, cioè il 17 di gennaio. Quella dell'anticipo di novembre non è l'unica novità e neanche la più importante. Ci tenevamo oggi alla presenza vostra, insomma, dei rappresentanti degli organi di stampa e più che dei ristoratori, che insomma ormai sono rodati, perché era nostra intenzione, interesse, presentare la principale novità di questa edizione, che ha un nome, l'abbiamo chiamato il Conclave della Cazzuela. Che cos'è? Tutti gli anni il festival cresce, quest'anno è cresciuto molto anche in termini di adesioni, sapete sono 50 i ristoranti partecipanti, non più soltanto la provincia di Como, perché abbiamo adesioni di ristoratori anche dalla provincia di Lecco, dalla provincia di Monza Brianza e financo la provincia di Milano, e per cui insomma questo ci dà il senso della crescita del nostro festival. Però tutti gli anni, parallelamente alla crescita di dimensione del festival, di importanza del festival, cerchiamo anche di affinare i meccanismi di funzionamento del nostro festival, soprattutto il meccanismo fondamentale più importante, che è quello di valutazione delle diverse cazzole, dei diversi ristoranti. Tutti gli anni cerchiamo di introdurre dei correttivi nei meccanismi di valutazione in modo da essere sempre più sicuri che la cazzola che viene scelta è davvero la migliore. Non ne avevamo dubbi neppure in passato, fin dalla prima edizione, però ogni volta affiniamo, l'esperienza ci aiuta in questo, affiniamo il meccanismo di valutazione. Quest'anno l'affinamento ultimo, perché poi non so cosa si potrà fare più di così se non affidarci a Padre Eterno per valutare qual è la cazzola migliore, più di così non credo che potremo fare, abbiamo introdotto questo terzo livello di valutazione. Sapete che fino allo scorso anno la decisione su quale fosse la cazzola vincitrice del festival derivava dalla valutazione popolare attraverso le schede compilate all'interno dei singoli ristoranti, attraverso soprattutto la giuria popolare che in anonimo valutava i diversi piatti di cazzola. Giuria popolare composta da persone che venivano sorteggiate fra tutti quelli che avevano compilato la scheda di valutazione all'interno dei ristoranti, e dalla valutazione della giuria tecnica. Erano queste due giurie che in anonimo valutavano fino allo scorso anno, e faranno anche quest'anno peraltro, i diversi piatti di cazzola. La sommatoria della valutazione popolare e della valutazione tecnica ci consentiva di attribuire il premio al vincitore. Quest'anno abbiamo aggiunto un terzo livello. Dopo la valutazione popolare, in aggiunta alla valutazione popolare, in aggiunta alla valutazione tecnica, abbiamo pensato che ci siamo chiesti quali potessero essere i migliori giudici del miglior piatto di cazzola. La risposta è stata: ma quale miglior giudice degli stessi ristoratori che hanno prodotto quei piatti di cazzola? E allora abbiamo pensato di riunire tutti i ristoratori nel conclave della cazzola, quindi i cardinali della cazzola, che sono i ristoratori che producono questo piatto, per noi diventato nel corso degli anni ancora più importante di quanto non lo fosse all'inizio del festival, i cardinali della cazzola riuniti in conclave in una giornata decidono chi è il Papa, qual è la cazzola migliore, chi è il vincitore. Questo terzo livello di valutazione avrà un peso percentuale nella valutazione complessiva più alto rispetto agli altri due livelli. Perché? Per due motivi. Uno, perché i ristoratori sono tanti
e sono tecnici, sono professionisti. Due, perché sono loro stessi che valutano se stessi, quindi insomma. Per cui avremo una distribuzione percentuale del peso di valutazione fra popolare, tecnico e conclave, più o meno in un rapporto di 60-30-20. Questo sarà più o meno il peso percentuale, però quello che poi sono i dati tecnici che servono più a chi farà poi le considerazioni, i vari pesi, i calcoli, eccetera. L'importante è che raccontiate, che è quello che vi chiediamo, che il processo di valutazione è davvero un processo serio. Perché poi sapete, c'è sempre qualcuno che dice ma sarà, ma come si valuta? Beh, più di così non sappiamo come si possa fare. Quindi valutazione popolare è di giusto, giudizio popolare è importante, valutazione dei tecnici, che sono i componenti delle non più una ma due associazioni cuochi, quella della provincia di Como e della provincia di Monza Brianza, che collaborano col festival, con la nostra associazione e che formano la giuria tecnica, e poi infine i ristoratori stessi, i cardinali della Cazzuola che scelgono il Papa, riuniti in conclave, che sarà un conclave piuttosto impegnativo, perché insomma questi ristoratori dovranno assaggiare diversi piatti di Cazzuola. Ecco, questa è la principale novità del festival di quest'anno e ci tenevamo a comunicartela, insomma. Questo comporta anche un maggiore impegno per i ristoratori e anche per i giudici, perché se prima ogni cazzuola di ciascun ristorante veniva giudicata in una sola serata, oltre che all'interno del proprio ristorante, da parte della propria clientela, che è importante anche quello, molto importante, un riscontro importante quello, però veniva poi giudicata in forma anonima una sola volta, cioè nella serata in cui quel ristorante concorreva insieme ad altri 9. Sapete, distribuivamo in più serate i vari ristoranti in modo che ogni serata si giudicassero 10 piatti diversi alla cieca in anonimo. Quest'anno l'impegno è maggiore perché oltre a questa occasione di valutazione del proprio piatto, il ristoratore dovrà poi impegnarsi una seconda volta a far valutare il proprio piatto dai propri colleghi, da tutti quanti, dai componenti dell'associazione, ai componenti del festival. Mi pare che la cosa importante che volessimo comunicare era questa. Poi ce n'è un'altra di cui abbiamo parlato in consiglio l'altra sera, ma che sarà operativa dal prossimo anno, però facciamo un'anteprima che ci serve. Noi abbiamo sempre la difficoltà di andare poi a contare quanti sono le persone che davvero hanno partecipato al nostro festival. Ci affidiamo ai ristoratori stessi che si appuntano quanti petti di cazzuola hanno servito, però poi è difficile anche, per esempio, conoscere della persona che è venuta nel mio ristorante, questa persona in quanti altri ristoranti è andato. Chi lo sa, qualcuno ce lo dice, qualcuno no, dico qualcuno degli utenti. Alcuni utenti ci tengono molto a comunicarci via mail, con messaggi, sono stato in 6 ristoranti, questo, quest'altro, e poi qualcuno ci dice, siccome sono stato in 6 fateci entrare in giuria. Abbiamo pensato insieme agli amici di Immagine Più, che da ormai 10 anni curano la promozione del nostro festival, ad un meccanismo che è questo. Che loro ci suggerivano, ma poi vedremo l'anno prossimo, di chiamare il passaporto della Cazzuola, che è una fidelity card che funzionerà come tutte le fidelity card, quindi l'associazione l'anno prossimo potrà si doterà di questo strumento che ci consentirà di avere tutta una serie di informazioni utili poi a migliorare anche il funzionamento del festival, fra cui anche il signor Tizio, a cui poi daremo magari un premio. Davvero non deve dimostrarcelo, perché lo vediamo direttamente attraverso la rete, che è stato in 20 ristoranti, è un bel fegato, diciamo. Quindi ecco, è uno strumento in più l'anno prossimo, però ci ho tenuto ad accennarlo perché Andrea e Matteo me l'hanno portato adesso in anteprima, ne avevo parlato all'ultimo consiglio, però insomma, non ce la fanno per quest'anno, ma mi hanno confermato che ce la faranno sicuramente per il prossimo anno. Quindi, fatto questo, direi che la giornata di oggi serve per i sorteggi. Dobbiamo sorteggiare, lo ripeto, vabbè, lo sapete, i giornalisti che ci seguono da un po' di anni sanno esattamente come funziona, però insomma
dicevo prima che la prima valutazione importante è quella che viene fatta in anonimo durante le serate in cui riuniamo 10 ristoranti alla volta. Quest'anno i ristoranti sono di più, ma noi potevamo fare 10 serate, quindi li abbiamo concentrati un po' di più. Le serate saranno comunque 3. 50 ristoranti li distribuiamo in 3 serate e nel corso di queste 3 serate i giurati tecnici popolari valuteranno i vari piatti di cazzola che gli presenteremo in anonimo. Perché, ormai spieghiamo anche il motivo, di 50 ristoranti, non tutti, purtroppo l'organizzazione interna di ciascun ristorante non è che sia sindacabile, ci mancherebbe altro, quindi non tutti riescono ad essere presenti alle serate di giuria per magari motivi legati alla gestione proprio personale, eccetera. Quindi non tutti i 50 gradiscono farsi giudicare o non riescono a farsi giudicare per motivi di organizzativi interni, per cui il numero dei partecipanti al festival è di 50. Di quelli che ce la fanno a partecipare alle serate di valutazione anonima è un po' meno, quindi alla fine abbiamo detto vabbè, accorpiamoli un po' di più, ne assaggiamo qualcuna di più per sera, però riusciamo a farlo in 3 serate in modo da non diluire troppo la cosa, per cui saranno 7, mercoledì 7, Crotole Sergente, lunedì 12 presso Carlito Scucciago e mercoledì 21 presso la Cascina di Mattia Cantù. Il conclave invece sarà la settimana dopo, e cioè mercoledì 28 presso l'ENAIP di Como. E infine faremo la classica serata di gala, in cui annunceremo il vincitore, che sarà il 4 marzo presso il ristorante La Capanna di Ruolo d'Erba. Questo è importante, tutte le serate, compresa quella del conclave, sono assolutamente in anonimo. L'abbiamo fatto forse già l'anno scorso, però quest'anno lo faremo sicuramente, non per sfiducia, ma per correttezza, come associazione si è deciso che i ristoratori, quando entrano in conclave o quando portano la cazzola alla loro serata, lasciano il cellulare all'ingresso, e così anche i giurati. Insomma, il ristoratore e il giurato, il ristoratore che viene per far giudicare la sua cazzola e il giudice che fa parte della giuria che deve giudicare la cazzola, entrambi devono lasciare il cellulare all'ingresso. Ripeto, non per sfiducia, ma proprio per dimostrare che la valutazione è assolutamente anonima. Tant'è che poi il tutto viene gestito da due garanti per conto dell'associazione che stanno in cucina, che ricevono le varie pentole con la cazzola precotta che poi viene preparata, riscaldata sul posto, e non comunicano con l'interno. I sorteggi dell'ordine d'uscita vengono fatti, come sempre, direttamente in cucina, e chi sta in sala non ha idea di quale sia stato l'esito del sorteggio sul primo, secondo e ultimo uscito. Io stesso, che presiedo l'associazione, non so mai, non viene comunicato a nessuno, neanche a me. Anch'io lascerò il cellulare, come tutti, all'ingresso. Sulle serate in cui c'è la giuria tecnica e popolare non c'è rischio di riconoscimento, perché i giurati non conoscono. Sul conclave, invece, per ovviare anche a questa ipotesi di rischio, perché può essere che io, ristoratore, riconosco la mia cazzola. Uno su 50, comunque. Riconosco la mia, e quindi, per ipotesi, do alla mia un valore alto. La scheda di valutazione... la mia scheda di valutazione, ogni valutatore, ogni giudice, ogni cardinale compilerà una scheda per ogni piatto di cazzola che gli viene messo davanti. Lui non sa quale sia il suo, ma noi lo sappiamo, ma i garanti lo sanno, che sono poi quelli che fanno la spunta delle schede. I garanti, per scelta del consiglio, elimineranno la scheda corrispondente al titolare, cioè io compilo la scheda su questo piatto, su quest'altro, questo è mio, io non lo so, ma loro lo sanno, quindi la mia scheda relativa a questo piatto, che è il mio, non viene considerata. Questo vale per tutti, quindi tutti hanno una scheda di valutazione in meno, che è la propria, quindi questo non cambia niente nella valutazione complessiva, perché il numero di schede per ciascun piatto è lo stesso, perché per ciascuna viene eliminato una, cioè quella corrispondente al titolare di quel ristorante. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo, abbiamo eliminato anche questo rischio, questo dubbio.
Per cui diciamo, più di così non sapremo come fare per garantire di avere un giudizio oggettivo dal punto di vista della valutazione, perché sono più livelli di valutazione tecnici, popolari, insomma, e oltre che oggettivo anche assolutamente imparziale. Allora, entriamo più, sì, ma è giusto dirlo perché è una questione tecnica ma anche pratica. È ovvio che una sera non possiamo assaggiare 50 piatti di cazzuola. Allora, come abbiamo pensato di fare? La prima fase di valutazione, quella popolare e tecnica, porterà ad una classifica parziale, perché manca la terza valutazione. Noi prenderemo i primi 20 della classifica parziale, la classifica che deriva dalla valutazione popolare e tecnica, e quei primi 20 verranno giudicati dal conclave. Quindi diciamo, però verranno giudicati dal conclave tenendo conto del peso e del voto che hanno preso nella prima parte. Non è che la prima parte non è come nel basket, no? Non abbiamo i playoff per cui si riparte da zero. Nessuno saprà chi sono i 20 scelti, lo saprà perché tutti i ristoratori porteranno le loro cazzuole in cucina e solo i due garanti sanno, perché sono loro che hanno fatto la valutazione dei primi due passaggi, popolare e tecnico, solo loro sanno chi sono i 20, solo loro sceglieranno quei 20, ma nessun altro saprà chi sono questi 20, chi è il primo, chi è il ventesimo, chi è il quinto, nessuno saprà nulla e tutto verrà poi comunicato la sera della serata di gala. Peraltro anche nella serata di gala noi che cosa comunichiamo? I primi tre, l'anno scorso siccome c'erano punteggi molto vicini abbiamo fatto i primi 5, ma non di più, tutti gli altri sono ex aequo al sesto posto.